Ciao a tutti, sono Matt e raga, oggi vi porto con me, quindi il primo vlog di YouTube, visto che mi avete chiesto tantissime volte e non ho mai trovato occasione per fare un video serio su YouTube. E ho pensato, siccome a voi i vlog piacciono tanto, ho detto, vlog, quindi siccome sarò 2 giorni a Milano e ci sarà occasione di farvi vedere roba interessante, partirò stasera, veramente tardi, ho il volo alle 23.30. In realtà sto preparando il borsone, quindi vi faccio vedere subito ciò che ci metto all'interno. Vabbè, ho appoggiato un attimo lì il borsone perché sì. Allora, mi porto 2 outfit in realtà, più quello con cui partirò stasera. Porterò il mio amato OG Single Nikon, il Nash, maglietta praticamente sempre. Mi porto questo maglione di Obey, super figo, in alpaca, caldissimo, perché farà un po' freddo in quel di Milano. Maglione di Scuffers, che non è uno dei più caldi, però mi piace per il fit, quindi me lo porto soprattutto per quello. Come scarpe porterò le mie amate Teams, perché penso che sono super adatte, quindi super azzeccate. E come capospalla penso che porterò un bomber di Priccio che ho comprato l'inverno scorso. Non sto mettendo tantissimo, però siccome farà molto freddo ed è super neutro, un grigio molto scuro che posso praticamente matchare con quello che ho deciso di portare, andrà super bene. Ah, tra l'altro spoiler, che non so se su TikTok vi ho fatto vedere, nuova new entry, bellissima, sono super contento di questo acquisto. Salomon XC4, raga, fantastica, super consigliata, mi piace tantissimo la colorway, fantastica. Io ho deciso di portarmi questa a Milano, ma in realtà no. Perché, non lo so, vedo più adatte le Teams per un viaggio del genere, sarò praticamente sempre in giro, quindi sono comodissime, però le Teams secondo me sono perfette. Comunque scarpa super consigliato, bellissima. E quindi niente, comunque mi aspetta ancora un pomeriggio di lavoro prima di partire, quindi ci vediamo direttamente stasera. Allora, siamo arrivati a casa. Molto carina, devo dire, molto carina. Qui ci sono io, zaino, borsone. Paolino. Paolo, saluto. Che cosa? Saluto. Beh, Vabbè, la camera è molto carina. Questo è il bagno. Niente, raga, dato che sono 2:30 di notte, se non 3. Ci vediamo domani. Basta. Oggi abbiamo già fatto qualcosina per quanto riguarda il lavoro, quindi vi ho detto il motivo perché siamo qui. Da ora in poi abbiamo tutta la giornata libera, quindi vi porterò a pranzo, vi porterò un po' in giro per i negozi come piace a voi. E niente, quindi andiamo avanti. Ora stiamo aspettando un taxi, fa molto freddo in qua di Milano. E niente, quindi ora andiamo in centro. Ciao. Ma ti hanno già visto. Vabbè, niente. E pensandoci, non vi ho fatto il fit check, Teams, Nash, Preach, niente, sotto maglione, raga, perché si congela, fa molto freddo. Ora iniziamo a esplorare qualche store, qualche negozio un po' interessante. Ora andiamo dalle parti di Stussy, e vediamo cosa succede. Big fail per quanto riguarda Stussy, ovviamente chiuso, nada, pacco. Siamo andati da Sides, c'era una Birkenstock in suede brown molto figa, sono andati ad andarla a provare, però non so bene niente. Io volevo prendermi un altro paio di Boston in realtà, perché quelle che ho preso l'anno scorso le ho praticamente distrutte. Che? Sono ancora molto dispiaciuto che Stussy era chiuso. Perché si vede così di merda? Ciao, appena raggiunti Alessio, un nostro amico. E niente, siamo passati da Spectrum, anche Spectrum era chiuso. Dopo che andiamo a pranzo nella trattoria, ovviamente vi porto con me. Oggi ci spostiamo verso Duomo, così esploriamo qualche altro store, vediamo. Spero di trovare qualcosa di decente, voglio comprare qualcosa. No. Bene,
ora pranzo. Va bene? Pranzo, sì, siamo affamati. Ma buon Alessio. E niente, andiamo. Beh raga, buon appetito. È carina, devo dire. Valore. L'anno prossimo riballiamo. Perché? Ho chiesto il bagno, raga, il bagno è fuori. E mi sto congelando, torno dentro. Beh, Ale, dolce. Che cazzo c'è? Allora, assaggio della misura. Allora, voto pranzo adesso. Buonissimo. 8 e mezzo, dai. 8 e mezzo, dai, io dico 9. Molto buono. Consigliato. Madonnina, come si chiama? Madonnina. Trattoria Madonnina. Allora fa valore, valore. Stimabile, devi prendere questa. Questo è più bello. La pelle. La bellezza di 600 euro, precisamente 5,99. Stica. Occhiatina da end, così. Random. Che ne pensi? Voto. Voto? Non voto, 8. Per la location, però. Un supermercato, insomma. Sano. Però due o tre pezzi. Ma carini. Purtroppo il vlog finisce qui, o meglio la parte vloggata che ho fatto a Milano. E purtroppo è andata così. L'unica cosa che posso fare è mostrarvi alla fine gli acquisti che ho fatto in quel di Milano. Siamo andati, vi ho fatto vedere qualche immagine, nel nuovo store di Carhartt che hanno aperto poco prima di Natale, se non sbaglio. E ho preso la long sleeve dell'opening, questa qui con il logo Carhartt con la scritta Milano. E questo è il back della long sleeve. Poi, come vi ho fatto vedere qualche ripresa, siamo passati da Uniqlo. Ho semplicemente preso questo beanie bianco, come se non avessi già altri 750 beanie, e ho preso, come vi ho mostrato, le calze. Io prendo sempre solo le calze di Uniqlo, avevo bisogno di fare un piccolo rifornimento. In realtà avremmo voluto fare un giro un po' più tranquillo, ma ragazzi, c'era veramente talmente tanta gente che abbiamo lasciato perdere. E successivamente siamo anche passati da Supreme e ho preso sempre ovviamente un beanie. Ho preso questo beanie giallo, che aveva un giallo molto molto bello, e in più, visto che mi mancava, ho preso lui. Mi mancava il book di Supreme. Ragazzi di Supreme sono stati super super gentili, ci hanno anche riempito di sticker, che in realtà non so che fine abbiano fatto. Quindi raga, mi dispiace che alla fine di questo vlog sia stata così. Sicuramente i prossimi vlog andranno molto meglio. Datemi un po' di feedback per capire se questo vlog vi è piaciuto. Ovviamente iscrivetevi al canale, seguitemi sui vari social. E niente, grazie per aver visto questo video. Come sempre, Matt vi saluta.